Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud, io sono Mattia e oggi, come da titolo, voglio parlarvi di uno dei paradossi della Corea. Se tra molti di voi ci sono amanti della Corea, che conoscono la Corea come appunto un paese molto sviluppato, in cui sognano di vivere, in realtà, paradossalmente, molti coreani, soprattutto giovani, chiamano la Corea El Joseon o El Korea. Joseon è l'ultima dinastia coreana prima della colonizzazione giapponese nel 1910 ed oggi ha un significato negativo in questo contesto perché viene utilizzato soprattutto dai giovani appunto per descrivere le condizioni precarie in cui magari i giovani laureati vivono non trovando lavoro, il fatto che magari anche lavorando bisogna lavorare più del dovuto. Il costo della vita comparato agli stipendi, il fatto che i ragazzi debbano fare il servizio militare obbligatoriamente e alcune situazioni simili di svantaggio, diciamo. L'espressione ha avuto il suo boom nel 2015-2016 e esisteva già da qualche anno perché era stata utilizzata in un drama, però soprattutto dal 2015 in poi ha proprio avuto un picco di utilizzo nelle conversazioni giornaliere, quotidiane, soprattutto appunto da parte dei giovani. Ci sono diversi punti di vista su questa situazione o questo modo di vivere la Corea da parte dei coreani. E io oggi vi voglio raccontare sia il loro punto di vista che anche il mio, da italiano che ha avuto modo di stare in Corea fin dall'esplosione dell'utilizzo di questa parola. Alcuni giorni fa, quando ero al lavoro, si è presentato un vecchietto che, dopo avermi chiesto un'informazione, è rimasto un po' a chiacchierare. E raccontandomi alcune cose, non so, era un po' il suo story time, del fatto che sia cresciuto e che abbia perso il padre a 10 anni, sia cresciuto in condizioni appunto molto primitive, che persino il padre fosse primitivo, che accendeva la sigaretta con le pietre e con il bastone. Il fatto che vivesse in una capanna, che ci sia stata la guerra, lui appunto ottantenne, è cresciuto con molti sacrifici, sacrificando molto e soprattutto senza molte comodità che oggi ci sono. E quindi mi diceva, ad oggi i giovani chiamano la Corea El Joseon o El Korea. Ma che ne sanno loro? Io appunto quando ero piccolo non avevo tutte queste comodità. Allora era la El Joseon e soprattutto il fatto che non si lavori il sabato o la domenica, o il sabato e la domenica, è una cosa piuttosto nuova perché quando sono cresciuto io non esisteva la domenica, il sabato, ogni giorno si tirava a campare. E quindi giustamente lui dice: come si permettono i giovani di lamentarsi della Corea di oggi quando io sono cresciuto nella vera El Joseon? Cioè, i coreani, a quanto pare, non avevano in testa il fatto che un giorno o l'altro forse i giapponesi non avrebbero più colonizzato la Corea e che quindi i coreani avrebbero avuto una indipendenza. E quindi mi ha raccontato un po' di questi aneddoti e il fatto che lui comunque sia stato a contatto con molti giovani perché per oltre 30 anni ha insegnato inglese alle superiori e questioni di questo genere. E adesso vi do un attimo il punto di vista dei giovani. I giovani si lamentano della Corea, non sempre, perché comunque sono abituati ad avere un sacco di comunità che con orgoglio espongono ed elencano quando incontrano gli stranieri. Vabbè, i coreani lamentano soprattutto il fatto del dover andare obbligatoriamente a fare la leva, andare a fare il militare, e il fatto che sia difficile trovare lavoro. Però qui c'è una cosa, una parentesi da aprire. In realtà in Corea non è difficile trovare lavoro per i coreani, perché comunque rispetto all'Italia ci sono veramente numerose attività che utilizzano giovani part-timer che comunque guadagnano sempre tra gli 800 e i 1000 euro al mese. Poi dipende dalla città, magari anche qualcosina in più, qualcosina in meno, però parliamo di part-time. E per chi ha viaggiato anche in Corea se ne sarà accorto. Convenience store, supermercatini, coffee shop, fast food, anche ristoranti, in molti casi hanno impiegati che non superano i 20 o non più grandi dei 25 anni. E
il che significa che molti studenti lavorano part-time. Non tutti ne hanno bisogno, ma molti lo fanno. E la differenza con l'Italia è che molti bar da noi sono a, non so, gestione familiare, ristoranti uguale, o comunque sia è gente adulta, sopra i 30 anni, perché magari appunto il lavoro della vita diventa la commessa, il lavoro della vita diventa fare, non so, lavorare al ristorante o al bar, fare il cameriere. Non perché appunto è che, cioè, con tutto rispetto per chi lo fa, ma perché appunto magari non trovi altro e mo, cioè, comunque lavora, si trova bene, ha un'indipendenza, mentre lì tante volte questi lavori sono considerati come part-time, mentre studi, o magari per chi poi ha difficoltà a trovare un lavoro che soddisfi le proprie condizioni, perché i coreani sin da bambini crescono con questa pressione del studiare, 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 in base ai miei voti. Io, finto coreano, posso andare alla scuola A piuttosto che alla scuola B, e poi posso andare al liceo C piuttosto che al liceo D, e quindi c'è questa scalata verso il successo. Perciò le persone che studiano così tanto alla fine pensano automaticamente, come si pensa anche in Italia, se vai all'università trovi un buon lavoro. E invece non è proprio così, perché per entrare nelle grandi aziende c'è molta competizione. E poi comunque sia, per il resto c'è gente che comunque ha studiato una vita e non si soddisfa, non è soddisfatto delle condizioni di lavoro, delle ore, dello stipendio, e quindi questo è il motivo per il quale la Corea viene chiamata El Joseon. Ora, io ho parlato più volte sul ok, i coreani studiano tanto, ma studiano davvero tanto, lavorano tanto, ma lavorano davvero tanto. E qui anche ci sono una serie di situazioni socioculturali che mettono stress o che rendono meno agevoli alcuni stili di vita piuttosto che altri. I coreani, appunto, cresciuti in questo universo e rappresentandolo, poi chiamano la Corea El Joseon. È vero anche che ci sono persone che dicono no, ma la Corea non è il Joseon. E ce ne sono due tipi. Uno è una persona che comunque si accontenta e dice tutto sommato sono coreano, coreana, sono cresciuto così, non mi è pesato più di tanto perché non ho avuto modo di vivere altrove per dire ah, altrove è meglio, altrove questo è più leggero, ma è cresciuto in quel modo e ce l'ha fatta e si trova bene. Poi c'è un altro tipo di persona che magari tipo prima si lamentava, però adesso fa la casalinga felicemente sposata, mantenuta dal marito, e quindi dice no, no, la Corea sta benissimo, mi serve qualcosa, la ordino su internet, tutte le cose le posso fare su internet, bene o male la sanità non fa più così schifo, eccetera, eccetera, e quindi vabbè. Però sì, la Corea, diciamo che sicuramente quando è cresciuto il nonnino, sottantenne, era veramente un inferno. Forse era un Hell Joseon perché era più vicino alla fine dell'era Joseon, della dinastia Joseon. Però adesso potrebbe anche essere una Hell Korea, perché tutto sommato si sono mantenuti alcuni modi di fare tipici della Corea del terzo mondo, con le capanne, senza strade, senza vita, perché tutti quanti tiravano a campare. E quindi si è tenuto, è rimasta l'abitudine di lavorare molto duramente, o di anche solo di facciata, a fare determinate cose che oggi risultano pesanti, perché se magari una volta la gente stava a lavoro tutto il giorno, non per forza lavorando 24 ore su 24 ad alti livelli, ma comunque tutto il giorno perché o quello o niente, ad oggi, secondo me, avendo visto da vicino come funziona in Corea, determinate cose non sono funzionali, anzi sono antiproduttive, diciamo, non sono produttive. E quindi magari forzare un dipendente, o sapere che il dipendente della se stessa che già dovrà fare determinate cose perché comunque se no il tizio si offende, il capo si offende, il collega se la tira, creano un sacco di vincoli, pressioni e stress che rendono la vita un po' più dura da vivere. E poi soprattutto ci sono persone veramente sfondate di soldi, e molte persone che magari avendo lavorato e studiato similmente si trovano in condizioni che comunque sia non hanno il tempo di spendere soldi, e quello che guadagnano poi magari per frustrazione lo buttano solamente sulla macchina, perché quantomeno se la tirano, che bene o male loro c'hanno i soldi per comprarsi quella macchina. Però vabbè, ora qui potrei aprire 10.000 finestre. Secondo me oggi la Corea non è tanto una Hell Joseon o Hell Korea, è un paese abbastanza sviluppato, tra l'altro l'ottava potenza del mondo, che
che però perde tempo in alcune situazioni e perde tempo, comunque sia, riduce la crescita volendo, attuando delle tecniche o dei modi di fare tipici di un periodo che adesso non è più, non appartiene più alle generazioni moderne, e quindi ci sono le pressioni che potrebbero sparire tranquillamente, si potrebbe vivere anche più tranquillamente. Magari la prossima generazione, vediamo, perché adesso molti giovani, sia pigri che meno pigri, cominciano a capire queste cose, magari fra una trentina, una quarantina d'anni, quando molti giovani di oggi che crescono più scialli, si troveranno ad essere i capi azienda o il futuro della Corea, porranno dei freni su una cosa piuttosto che l'altra, forse si vivrà leggermente meglio. Che comunque è anche vero che in tutti i paesi, non so, anche noi possiamo dire è l'Italia, perché i nostri nonni, i nostri genitori possono dirci che sono cresciuti in un periodo con la guerra, con sacrifici, eccetera, eccetera, però magari già anche andare fino alla fine del liceo ti consentiva di avere un lavoro. Non a caso oggi ci troviamo molti impiegati che non hanno nemmeno la licenza superiore, cioè un diploma o non hanno la laurea, oppure hanno lavorato, chi bene, chi male, e chi lavora, magari non sono nemmeno in pensione. Mentre noi, titoli contro titoli, master contro master, lingue contro lingua, però non è mai abbastanza, sempre con le dovute misure, perché poi dipende dalla situazione. E quindi, vabbè, ho fatto un po' una spiegazione di cosa riguarda la parola Heljoson e Korea. Spero il video vi sia piaciuto. Ci ho messo un po' di mio, un po' cercato di raccontarlo un po' a fetterello. Se avete delle domande o altre questioni da porre in rilievo, possiamo parlarne anche la prossima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate tramite un commento, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi se non l'avete fatto, e campanellina per essere sempre aggiornati. Un saluto e al prossimo video.